del tema di questa serata, che è un tema abbastanza complesso: nuovo governo e autonomia. E per iniziare un ragionamento su questo argomento, prima di lasciare poi la parola all'amico Mario Malossini, vorrei fare prima un passo leggermente indietro nel tempo e ritornare per un attimo al governo Berlusconi. Il governo Berlusconi che a volte ingenerosamente è stato definito un governo nemico o quantomeno non amico della nostra autonomia. In realtà così non è stato, anzi il governo Berlusconi ha varato a suo tempo una importantissima riforma costituzionale per la costituzione del Senato federale, questa legge che è diventata legge quando è stata approvata per due volte dalle due Camere, viene conosciuta con il nome di devolution. Con questa legge il governo Berlusconi si impegnava a ridurre il numero dei parlamentari di circa il 30%, a dare maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario e quindi a superare quel divario che oggi esiste e che genera anche questi tentativi di fenomeni di migrazione di interi comuni dalle province del Veneto e della Lombardia verso il Trentino Alto Adige, dove ovviamente la situazione economica e dei servizi è molto più favorevole. Ma il governo Berlusconi ha anche introdotto con quella legge una sorta di clausola di salvaguardia della nostra autonomia, prevedendo anche che non si sarebbero potute fare modifiche al nostro statuto senza il consenso del Consiglio Provinciale di Bolzano. Quella norma, devo dire, noi l'abbiamo contestata sul piano locale, noi ritenevamo fosse una cosa dovuta, fu la Lega in questo caso a insistere ed a ottenerla e a introdurla nella riforma costituzionale. Però devo anche dire con altrettanta sincerità che noi abbiamo sempre sostenuto il carattere pattizio dello Statuto di Autonomia, abbiamo sempre sostenuto la tesi che non si può pensare a modifiche unilaterali dello Statuto, devono avvenire invece in forma consensuale. Ma devo anche dire, ad onore del vero, che il governo Berlusconi ha lavorato in favore dell'autonomia, ad esempio nelle commissioni paritetiche dei 6 e dei 12, io ne ho fatto parte come rappresentante dello Stato, e abbiamo varato importanti norme di attuazione allo Statuto che hanno consentito anche di mettere a concorso qualche centinaio di posti nel pubblico impiego, hanno consentito di sistemare le piante organiche degli apparati dello Stato, in particolare della giustizia e degli uffici finanziari. Abbiamo varato norme sulla giustizia, abbiamo varato una importante norma per la provincializzazione del conservatorio, norma voluta dai due conservatori di Trento e di Bolzano, dai direttori rispettivi del corpo docente, e l'abbiamo approvato all'unanimità in commissione dei 12. Abbiamo approvato soprattutto la norma sul censimento, che ha posto fine a un contenzioso di 30 anni su questa materia, visto che al censimento decennale chi non si dichiarava o per volontà o per dimenticanza per 10 anni veniva privato del diritto di partecipare a un pubblico concorso o di ottenere un'agevolazione edilizia. Ebbene, oggi con quella norma chiunque può dichiararsi quando vuole, chiunque può distruggere la sua dichiarazione che viene custodita negli uffici pubblici, chiunque può passare anche da un gruppo linguistico all'altro se lo vorrà, i minorenni non hanno più l'obbligo di dichiararsi, chiunque verrà nella provincia di Bolzano, si trasferirà in questa provincia da altre zone d'Italia o da altri paesi, potrà entro un anno rendere la sua dichiarazione o successivamente in qualunque altro momento. È una norma che ha posto fine immediatamente al contenzioso, alle rivendicazioni di forze politiche e di espressioni della società civile. Quindi mi sia consentito ricordare anche l'impegno del ministro Matteoli per dare a Bolzano una delle sedi anche della Convenzione delle Alpi. Per questo il ministro Matteoli, ero presente io, ricevette i complimenti e le congratulazioni da parte del vice sindaco di Bolzano, che oggi è anche il capo della FOSPA. Quindi non fu certamente il governo Berlusconi, il governo nemico oppure non amico di questa autonomia.